Eccoci, tornati su Enlisted. Andiamo a fare qualcosa di interessante, si spera. Siamo nella battaglia del Pacifico. Battaglia che manca da un po' sul canale. No, in realtà l'ho portata... Vabbè, le sto facendo, ragazzi, ovviamente poco alla volta. Le faccio a scaglioni. Sono spawnato con la squadra errata. Ho sbagliato? Va bene così. Andiamo a mettere il rally point. La mappa ovviamente la conosco a memoria. So già dove andare, ok? Solitamente ci vado a piazzare un rally point esattamente dietro questo... Miseria. Vabbè. Aspetta. Complimenti per la mira. Cioè non so se notate la precisione. Troppo tempo perdo. Veloce. Tra l'altro questo cecchino che adesso vado a selezionare ha anche la katana, che è fantastico. Bravi! Sali, 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 sali. In realtà non volevo salire, però va bene. Bello questo... Vi ho fatto vedere un'altra posizione interessante. Andiamo, va. E come vi dicevo, questo c'ha la katana. Mettiamo rally point, poi andiamo con le squadre un pochino più serie, lanciafiamme e quant'altro. Lo so, questa... Sì. Allora, facciamo una cosa. Tanto la mettiamo qua. È una campagna, ragazzi, che a me piace tantissimo. Forse la più bella. Sì, ok, l'invasione della Normandia, avete ragione. Se mi seguite lo saprete. Però questa, come ambientazione, secondo me è insuperabile. Allora, il problema viene da là. Continuiamo ad avanzare. Oggi mi sento molto cecchino. In realtà anche qua serviva il rally point, vabbè. Sta funzionando bene. Prendiamo una posizione un pochino più idonea per cecchinare. Rally point, facciamo punti. Sento un rumore di carro che arriva. Questo qua è arrivato? Serio? Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Là sopra sta, vero?
Bella. Ha preso fuoco. Perfetto. Sto con questa squadra da un'ora. Ti devo dire. Volevi fare questo? Volevi fare questo? Volevi fare questo? Come ho rivalutato i cecchini, ragazzi, in una maniera impressionante. Vabbè, poi ci vuole un po' di pratica perché, soprattutto per bersagli in movimento. Qua, di qua, di qua. Vabbè. Abbiamo fatto 16 kill con il cecchino. Che non è male come cosa. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. No, non ho fatto danno. Stiamo facendo kill e stiamo catturando, che vuoi di più? Punti, boys! Son punti! La squadra avversaria mi sembra un po' addormentata. Un pochino troppo, forse. Ecco, per quanto riguarda la presa dell'arma, è un pochino... Che bella questa. Gli americani hanno delle armi comunque fantastiche. Senti il rumore della... Della? Qualcosa? Là dietro? Qua sotto? Squadra lanciafiamme. Anche se mi servirebbe un rally point. Vai, facciamolo fare a loro magari. Mettiamo squadra lanciafiamme. Devo arrivare però, il problema è quello. Siamo un po' lontani forse per... Paracaduti. Paracadutisti. No. La squadra lanciafiamme conviene utilizzarla quando siete già vicini a un rally point. Cioè quando utilizzate un rally point. Perché se dovete fare tutta questa strada, ovviamente sarete molto più vulnerabili. E quindi, tradotto, potreste perdere la squadra prima che possa intervenire. Qua facciamo il devasto, secondo me. Scusate. Super cattivo, prendiamo fuoco. Vi stiamo massacrando.
Oggettivamente li stiamo massacrando. Con poche squadre, ne abbiamo perse pochissime. Questo soldato però non è molto attrezzato, non c'ha manco una granata, non c'ha niente. Vabbè, dettagli. L'ho mancato 4 volte. Qua, ragazzi, stiamo facendo kill a colpo singolo, eh. Ogni volta un colpo singolo per fare una kill. Che è molto più complicato, ovviamente. Squadra nemica non pervenuta. Però l'ambientazione, ragazzi, di questa mappa, quanto è bella. Da 1 a 10. Abbiamo fatto pochi punti perché comunque la partita è durata relativamente poco, cioè li abbiamo massacrati. Non hanno proprio giocato loro. Non hanno giocato. Ma posso... Cioè, ma 10.000 di esperienza, signori. Ma com'è possibile? Una partita in 12 minuti. Cioè, non c'è stata proprio, in qualche modo, non si sono neanche opposti. Abbiamo fatto un 2693 di tutto rispetto. Abbiamo perso una sola squadra. Il che è pazzesco, se ci pensate. Squadra nemica... Cioè, incommentabile questa partita. Io non riesco a commentarla. Vabbè, il primo è arrivato, ha fatto praticamente un bel po' di roba. Ha fatto 4315, ha fatto 86 kill, noi solo 50. La maggior parte a colpo singolo, ok? Con un fucile, tac, kill. Abbiamo ottenuto qua una ricompensa per il Battle Pass. Sono rimasto un pochino indietro, ma come ben saprete se mi seguite sul canale, insomma, tra War Thunder, World of Warships, un bordello assoluto. Ciò nonostante, le squadre sono comunque sia ben strutturate. La squadra premium, soldati tutti ben attrezzati. Squadra, vabbè, questo qua in realtà non lo utilizzo più di tanto. Avevo un mezzo dubbio se mettere la squadra medico al posto della squadra anticarro, però poi diciamo che in qualche modo ho cambiato idea. A livello di campagna dobbiamo sbloccare il livello 16, che ci garantirà il D3 a 1, con bomba da 250 e 2 da 60 e le 7.7. Da questo punto di vista non è molto, però quella bomba da 250 è molto interessante. Poi vabbè, livello 17-18. Quello che poi mi interesserà prendere sarà sicuramente a livello 21 il Type 5 Rocket Launcher. Finalmente un qualcosa di più concreto per distruggere i carri armati o comunque sia le unità avversarie. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay, ciao!